Ehi, hai qualcosa in faccia? Sì, sono dei piccoli mostri che ora ti farò vedere da più vicino. Quei follicoli che sono usciti sembrano una foresta in miniatura e dentro alcuni di loro, voilà, troviamo un acaro del viso. Questi nostri inquilini, a lungo termine, hanno 8 zampette perché in realtà sono aracnidi, imparentati con zecche e ragni. Sì, quasi sicuramente hai dozzine di questi clandestini con te in questo momento e non sai nemmeno quanti sono. Normalmente il sistema immunitario li tiene sotto controllo, ma in rari casi un boom di popolazione provoca un'eruzione cutanea rossa. Ma non impazzire, sul serio, eh? In realtà non sono così cattivi e comunque sappi che non sei nato con loro. Infatti gli acari del viso vengono tramandati da genitori a figli. Trascorrono le loro giornate nascosti all'interno dei follicoli piliferi, vicino ai peli. Vedi quella roba gialla? È il sebo, quell'olio grasso che la tua pelle produce per proteggersi dalla disidratazione. Questo è ciò che mangiano gli acari del viso. Quando dormi salgono in superficie e si accoppiano. Ovviamente, una volta finito il loro appuntamento romantico, ritornano sotto, di nuovo nei tuoi pori, per deporre le uova. Hai visto? È divertente. Ma se stai pensando di eliminarli tutti, scordatelo, dimenticatelo, non ti libererai mai di loro. Ed ecco la parte più strana di tutte. Gli acari del viso non hanno un ano. Loro mangiano, 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 ma non fanno mai la cacca. Hanno trasformato il nostro vasto panorama di pelle nel loro regno personale. Pensa a loro come una parte naturale, forse anche salutare, del nostro ecosistema cutaneo. Bene amici, per oggi il video finisce qua, ti ringrazio per la visualizzazione e mi raccomando, iscriviti al mio canale per rimanere aggiornato. Alla prossima, ciao!